si mangia in piedi. Si mangia in piedi. Ma più che altro dilli, cioè, gli vai a dare una voce. Posate queste cose, cioè. Perché qui io ora voglio i contributi. Noi abbiamo spostato queste cose qua sopra, proprio dove ci sono le serpentine, cioè le serpentine sono solo lì. Queste qua la pura che cuociono, ci mettono 10 ore. Capisci? Non so cosa dire. Vedi. Sai cos'è? Che queste sono più spesse di quelle altre, quindi senz'altro ci mettono di più. Sì, però da 2 ore che sono in forno. No, cioè... Ma guarda, facciamo una cosa ora, aspettiamo che crocchi, che si sciolga un attimino la mozzarella. Poi la togliamo, cioè. Poi le porto di là. Di là, così intanto loro mangiano e io te stendi qua a controllare. Bella vita, no, portiamo di là tutto insieme. Allora, appunto, appunto, vedi. Perché sennò stai a guardare intanto che mangiano gli altri. Ci sarà Vissani, che mi starà dicendo? Ma come cazzo taglia su? Vabbè, infatti non siamo Vissani. No, voglio sentire lui come visto, voglio sentire lui come canta. Sono pronte le lasagne? Ma di là avete messo piatti. Aspetta, no. Vedi? La gente pensa. Se lo mangiamo con le mani. Capito? Parte e fa. Inizio, fa. Faccio. Sembra un angelo caduto dal cielo. Come vestita, na. Sì, va bene, fa come fa, poi sono blu, fa così, no? Poi arriva e fa, sta perdendo. Ma che sono arrivata fino a qua, non lo so. Che sai che se lo porti di là è finito. Infatti, aspetta, bisogna buttare tutto quello, sono pronti. Vabbè, se comincia a portare la roba, cominciamo. Appunto, cominciate a mangiare, dovete aspettarci che finiamo io e lui e poi mangiare tutti insieme. Devo aspettarci. Tutto il giorno che cuciniamo, il minimo è aspettare prima che si mangia, giusto? Un cazzotti a tutti. Esatto. No, Pecucci, ho ragione o no? Sì, allora, il fatto è che Daniele è buono. Il suo gesto in cucina è tutto questo. Sì, esatto. Hai indovinato. Voglia, Porta di là. Ma quello lo fa, lascia su e giù. Non so perché se è la pasta che non è la solita. Okay. Io non la vedo male però, dalla faccia. Begut, Dimitz. Dici che cade con queste cose? No. So fun. Brava. Buone. Brava. Via, portiamo di là. Te l'ho detto, ero brava, le lasagne. Lui, la pizza, la mino e la schiacciata. Molto ballerino. Ma così alla brada. Cioè, piatti nel mezzo. Si può. Facciamo l'assalto, eh? Dite, mi metto un altro sotto qui. Cioè, Milano c'è la musica, le convention, qua Milano brava Ambra, buonissimi. Grazie. Come sono? Queste? Sì. Che ha fatto Matteo? Allora, io ho preparato tutto, lui l'ha solo messo insieme. Adesso l'ho messo insieme.
Oggi io ho preparato le lasagne, quindi non Matteo. No, scherzo. Oggi abbiamo cucinato insieme io e Matteo. Lui ha preparato il pinzimonio, io ho preparato tutti gli ingredienti delle lasagne. Le lasagne le ha fatte Ambra Marie, devo ammettere. Sì, le ha fatte Ambra Marie. Io cercavo di... Due teglie le ho preparate io e una... L'ha impiattata lui, quindi ha messo lui la sfoglia, ha tagliato lui la mozzarella, però gli ingredienti li avevo preparati io. Quindi le ho fatte io le lasagne e lui è stato il mio assistente. Chiunque le abbia fatte sono buonissime. Sono buone. No, le ha fatte Matteo. Le ha messe insieme Matteo, io ho preparato il sugo, la besciamella. Però davvero buonissime. Matteo, sono buonissime le lasagne preconfezionate. Non è vero. Tre ore ai fornelli. Sei stata brava a scongelarle. E la terza? No, no, va, dopo la seconda non ce la faccio più. È buona. No? Primo, ogni tanto ci voglio comunque fare un incontro del genere. Non ci capita mai. Effettivamente è bello perché ci siamo tutti insieme. Lo hanno fatto a sorpresa questo incontro con Luca. Quando ho lavorato con Madonna.